Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. È da poco passata la Pasqua, spero che abbiate passato questo giorno con le persone più care e in totale serenità. Io l'ho passata in famiglia a fare le solite cose che si fanno a Pasqua, quindi aprire l'uovo di cioccolato e mangiare la colomba e poi portare gli avanzi del pranzo a casa. Dopo Pasqua arriva la Pasquetta, che sarebbe il lunedì dell'angelo e che noi comunemente chiamiamo Pasquetta. Ed è un giorno di festa. Il lunedì di Pasquetta è sempre un giorno di festa ed è sempre un giorno di brutto tempo. Non so come mai questo accada, ma è così più o meno sempre. Di solito a Pasquetta si fanno delle gite fuori porta, si mangia fuori, si fanno delle grigliate con gli amici e si sta insomma all'aria aperta, tempo permettendo ovviamente. Buongiorno e buona Pasquetta! Stiamo andando a mangiare fuori oggi per pranzo. Allora, dicono che lì si mangi il miglior maritozzo di Roma, in questo bar qui, il Maritozzaro. Però io non l'ho mai assaggiato, non ce l'ho mai mangiato il maritozzo, quindi non ve lo so dire per esperienza diretta. Vi riporto le voci che girano in città. Non vuole bere? Bravo! Amore! Amore! Come oggi è Pasquetta, qui c'è un menù extra, speciale Pasquetta, che consiste in corallina marchigiana, casatiello, pizza al formaggio e uovo sodo. Questa è la tipica colazione di Pasqua o di Pasquetta, dipende da quando si decide di fare questa colazione. Sono dei cibi tipici di questi due giorni, quindi si mangiano questi cibi così come li vedete adesso sullo schermo a Pasqua, tipicamente. Pure nei supermercati adesso, se potessi li metterei nel carrello, piano piano. Come vedete il sole va e viene, il tempo fa i capricci. Per concludere ho deciso di assaggiare questo maritozzo che di diverso dal maritozzo classico ha la granella di nocciole e le amarene. Buono, devo dire, molto buono. Mi è piaciuto perché non era dolce. E poi ovviamente a fine pasto un bel caffè. Prendere l'ombrello grande in macchina perché vorremmo fare una passeggiata. Adesso facciamo una passeggiata post prandiale e stiamo andando al Ponte della Scienza o al Ponte delle Scienze. Non mi ricordo se è al singolare o al plurale la parola scienza. Comunque sì, perché per fare una passeggiata, visto che siamo qui, ne approfittiamo. E poi da lì ci dovrebbe essere una bella visuale sul gazzometro, questa struttura in ferro qui. Allora, si chiama Ponte della Scienza al singolare, Rita Levi Montalcini. C'è la pista ciclabile qui sotto. E questo è il Biondo Tevere, o come si dice in romano, Erbionno Tevere. Amore!
amore, ti piace questo ponte? Sei curioso? Un posto nuovo per te. E quello lì giù è il ponte di ferro che qualche tempo fa è andato a fuoco e si è sciolto tutto praticamente, o quasi. Quindi adesso lo stanno risistemando e quindi è chiusa la circolazione in quel punto. Proseguendo a piedi si arriva poi a Via del Porto Fluviale, dove all'incrocio con Via del Gazzometro, su questo palazzo c'è un murale molto particolare. È stato realizzato nel 2018 ed è un eco-murale, cioè un murale mangia smog. È stato realizzato con una vernice particolare che a contatto con la luce attiva un processo simile a quello della fotosintesi clorofilliana, in grado di ridurre l'inquinamento ambientale. Ha un'estensione di 1000 metri quadri ed è il murale mangia smog più grande d'Europa e contribuisce a pulire l'aria circostante al pari di una foresta di 30 alberi. Se volete vederlo durante una delle vostre passeggiate, dovete andare nel quartiere Ostiense. Peccato per il tempo oggi, perché se ci fosse stato il sole sarebbe stata una giornata veramente quasi perfetta, però purtroppo è così. Su Via Magazzini Generali c'è una parete ricoperta da murales di personaggi famosi, vediamo se li riconosciamo tutti. Andiamo direttamente al ritratto più bello, che è in fondo e che è quello di Dante Alighieri. Sta piovendo di nuovo. Che pizza. Eccolo, Dante vicino al Notorious Big. Che ridere. Noi ci siamo messi seduti in macchina mentre aspettiamo Walter, che è andato a salutare dei suoi amici, e siccome so che ci vorrà un po' di tempo prima che torni, abbiamo deciso di metterci al riparo in macchina perché sta piovendo, sta continuando a piovere e tra l'altro piove sabbia, quindi guardate, la macchina è veramente sporca fuori. Quindi in settimana penso dovrò portarla a lavare. Questa è tutta sabbia che viene dal deserto del Sahara. È pazzesco comunque se uno ci pensa attentamente. Avrei in realtà molti aggiornamenti da condividere con voi, però ancora non posso farlo e questa cosa non mi piace. So che manca poco al momento in cui potrò finalmente dirlo. Dobbiamo essere pazienti. Allora, diciamo che questi due giorni di vacanze, Pasqua ieri e Pasquetta oggi, li ho passati veramente senza fare niente inerente al lavoro. Il che è... vabbè, a parte il vlog in realtà, vabbè. Facciamo finta di niente. Però sono contenta di essere riuscita a non fare niente, perché altrimenti io di solito anche nei fine settimana mi metto sempre a lavorare. E sono arrivata ad un punto in cui se non ho niente da fare mi metto a lavorare, che non è una cosa buona per niente proprio. E niente, domani si ricomincia, sarà una settimana un po' più breve perché appunto oggi è lunedì ma è festa, c'è stato un ponte lungo. A Pasquetta comunque piove sempre, c'è questa leggenda, no? Che a Pasquetta piove sempre. Però è vero, a Pasquetta piove sempre, non è una leggenda metropolitana, è la realtà. Proverò a continuare il vlog questa settimana, anche se in realtà non ho in programma cose entusiasmanti da fare, perché in realtà devo concludere dei progetti a cui sto lavorando e tutto il lavoro è al computer, come potrete immaginare. Quindi non lo so, come forse vi ho detto in un altro vlog, è un po', come dire, noioso o comunque non so quanto sia utile farvi vedere me
che lavoro al computer. Non ha molto senso, no? Di solito mi piace fare i vlog quando ho delle opportunità per andare magari in giro, in città, al centro, o anche fare qualche gita fuori porta. Allora lì sì che è divertente fare i vlog. Però se devo stare tutto il giorno dentro casa, davanti al computer, a rispondere alle email, a fare videochiamate, a tenere le lezioni di gruppo, a montare i video, a pubblicare le cose, i post su tutti i social media, eccetera, eccetera, è un po' noioso da vedere perché di fatto sono io davanti al computer. Va bene, niente, per il momento questi sono gli aggiornamenti. Mi sto per addormentare. Buonasera, buonasera. No, in realtà buon pomeriggio, perché sono le 6. No, sono le 6:20, va bene, siamo a cavallo tra buon pomeriggio e buonasera. Allora, che bello che c'è ancora luce fuori a quest'ora. Perché ieri o l'altro ieri c'è stato il passaggio all'ora legale. Quindi abbiamo spostato l'orologio, abbiamo spostato le lancette dell'orologio in avanti di un'ora, quindi dormiamo di meno, però abbiamo più luce la sera. Quindi è ottimo, è ottimo, mi mette di buon umore questa cosa. Allora, come ogni mio vlog che si rispetti, alla fine c'è la rubrica dei libri. Ovviamente. Allora, oggi sarà un po' diversa la recensione perché, come vedete, non ho ancora finito di leggerlo. Però posso dirvi che mi piace, che mi sta prendendo molto e che non mi sarei forse aspettata alcuni eventi che sono appena successi nel senso qui, in questo punto della storia. È triste, c'è una tristezza di fondo molto forte, perlomeno io la sento molto forte. Però è molto reale, non so come dire, questo libro mi racconta di qualcosa che è reale, ho l'impressione che sia stato reale, è un libro molto vero, non so come spiegare bene questa cosa, però spero si sia capita da questa descrizione. Prima di continuare vi leggo cosa c'è scritto qui. Per raccontare gli strappi della vita occorrono parole scabre, schiette. Di quelle parole, Donatella di Pietrantonio conosce il raro incanto. La sua scrittura ha un timbro unico, una grana spigolosa ma piena di luce, capace di governare con delicatezza una storia incandescente. È quello che accade con l'Arminuta fin dalla prima pagina, quando la protagonista, con una valigia in mano e una sacca di scarpe nell'altra, suona una porta sconosciuta. Ad aprirle sua sorella Adriana, gli occhi stropicciati, le trecce sfatte. Non si sono mai viste prima. Inizia così questa storia dirompente e ammaliatrice, con una ragazzina che da un giorno all'altro perde tutto, una casa confortevole, le amiche più care, l'affetto incondizionato dei genitori, o meglio, di quelli che credeva ai suoi genitori. Per l'Arminuta, che significa la ritornata in dialetto abruzzese, come la chiamano i compagni, comincia una nuova vita. Esattamente così. Come vi dicevo tra l'altro nell'altro vlog in cui se sentite qualcuno russare in sottofondo è il mio cane, come vi dicevo l'altra volta quando vi ho parlato dell'altro libro, L'età fragile, della stessa autrice, il suo modo di scrivere è schietto,
essenziale, necessario, cioè non si perde appunto in quelle descrizioni verbose che uno ha solamente voglia di saltare quando legge un libro. E quindi è proprio, come dire, arriva al punto della narrazione, semplicemente racconta quello che succede. Ed è una lettura molto coinvolgente, davvero coinvolgente. Non vi posso svelare il finale perché non sarebbe carino farlo, ma in ogni caso devo ancora finire di leggerlo, quindi non so come andrà a finire ancora. Ma nonostante io sia arrivata alla pagina 97 di 163, quindi ho superato comunque la metà del libro, vi consiglio di leggerlo. Molto bello, penso che sia uno dei migliori libri di letteratura italiana contemporanea, tra quelli che ho letto io, ma da quanto ho letto su internet è un pensiero unanime. Quindi sì, caldamente consigliato. Che altro dire? Niente in realtà, io vi saluto qui e vi ringrazio come sempre per aver guardato anche questo video. Noi ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!